Alice, ciao, sono Eliana, ci sono sentito via mail per il murales via dei Sabelli. Ah, ok, ciao. Ciao, oh, scusa, ti disturbo. Bene, dai, io sono qui. Ok, a dopo, okay, grazie, ciao, ciao. Allora, la storia del muro è che io vivo a Parigi e il muro è stato commissionato durante la settimana della cultura francese. Quindi no, fa ridere. Comunque vabbè, io ho cominciato a dipingere questo muro durante la settimana della cultura francese a Roma, perché è il 13° municipio di Parigi, è gemellato con San Lorenzo. Quindi mi hanno chiamato lì a fare questo muro. In realtà il muro è lunghissimo, non so se l'ho dato. Anni prima avevano fatto anche un altro, con un intervento, si era fatto anche tutto l'altro lato. Beh, comunque, fatto stare la settimana tutta lanciata e mi danno questo muro che era pieno di tag, che era un muro chiamato la via delle cacche, quella lì, perché sta questo, lungo quel muro una marea di cacche, poi c'è sta il senza tetto che vive davanti al supermercato, non so se è pagato di luce, che è fantastico. Quando ogni volta è passata la donna e ti metto incinta, io ti faccio un bambino, oppure tu, insomma, comunque, lì, vive lì, tra quel muro, adesso lo vedo un po', comunque. E quindi sono arrivata, era tipo maggio, e ho cominciato a dipingere il muro, e la prima parte che ho dipinto è quella lì, da sinistra. In realtà la storia comincia dall'ultima parte, cioè la mano che scrive, però poi io in realtà ho cominciato dalla fine. Quindi in realtà senza avere bene un'idea di cosa avrei fatto. Nel senso che comunque sapevo che non potevo continuare tutto il muro, perché viaggiando in continuazione il muro era lunghissimo, quindi ho fatto, diciamo, quello che copriva le due settimane, insomma, degli eventi della, come si chiama, la settimana della cultura francese, insomma. Quindi ho cominciato dipingendo la tangenziale, perché appunto lo scorcio dove si vede la tangenziale, poi quando lavoro, diciamo, sui muri, per, secondo me, sono dell'opinione che non è che, cioè, se uno fa un intervento su una superficie esterna, comunque tiene in considerazione tantissime cose, no? Cioè, dove stai, che colore c'è al fondo, in che contesto si vive, davanti, insomma, che situazione è. Quindi ho cominciato a dipingere, chiaramente ci sono delle dinamiche di quartiere fantastiche, no? Perché chiaramente a Roma se dipingi per strada di giorno c'hai delle risposte. Penso che il segno di libertà di qualcuno che dipinge su un muro è molto forte, questo secondo me. Metropolitana com'è? Sì, nel senso, se il segno di dipingere sul muro, che è una cosa che facciamo tutti da bambini una volta, poi diventa una cosa proibita e vietata, no? Se tu lo fai, ci aspettiamo che chi fa graffiti sia uno che si maschera, che non mostra la faccia, che si firma con un altro nome, nella maggior parte dei casi è così, per una questione, diciamo, più di attitudine hip hop, che secondo me che di attitudine artistica o di scelta comunque personale, dipende pure quello che fai. Io faccio molte cose illegali di giorno, chiaramente mi spingo fino a un certo punto, no? Nel senso, di fronte al muro enorme San Lorenzo, comunque c'è una cosa mia piccola su un cancello della scuola, molto piccola, che è la cosa che ho fatto perché mi andava, ed è ben diverso quando dipingi su commissione per un perché o solo perché. Quindi questa è stata fatta su commissione? Mi hanno chiesto di fare un muro e mi hanno ripagato i materiali, io ero interessata a fare un muro a San Lorenzo, comunque una città dove dipingevo illegalmente, nel quartiere dove dipingevo illegalmente, che mi vivevo, per cui ero ben contenta, nel senso che chiaramente adesso per me sta diventando un lavoro, perché sto diventando io, cioè, sono, come dire, sta un po' l'esplosione della street art, per cui sono stata fortunata, quindi piuttosto che fare lavori di illustratrice, come ho sempre fatto, riesco a fare una vita d'artista, no? Era una fortuna. Però all'epoca invece comunque fare cose per strada per me era lo sfogo del lavoro dell'illustratrice, capito? Ti avevano dato un tema oppure no. Totalmente libera di... Però tu hai scelto di fare una storia. Ma in realtà ho scelto, io penso che un po' tutta la mia arte parla di questo, cioè nel senso, io penso di essere appunto, venendo da, studiato pittura, l'Accademia Belle Arti, però sono abbastanza scappata dall'accademismo che mi rompeva le palle, e facevo fumetti, illustrazioni, perché penso che sia una cosa più popolare, penso che un ragazzo viene, adolescente, si legge, come è successo a me, si legge un fumetto piuttosto che andare alla galleria d'arte, no? Quindi per me in accademia questa cosa, comunque fumetti e illustrazioni anche venivano visti come, no?
Comunque c'è l'arte con la maiuscola, qua ci stanno delle forme più forse considerate artigianali, che ne so, insomma, per me non era così. Penso dei fumetti ho imparato moltissimo nella mia vita, le illustrazioni mi entusiasmano, mi piace la pittura, affronto appunto tutto questo in una maniera magari più pittorica, però quello che mi ha portato per strada è la necessità di uscire dallo studio, di uscire da una certa visione dell'arte, di necessità personale anche di cercare l'adrenalina di, no, del fare, della spontaneità del gesto. Cioè penso che il mio stile, anche se tu vedi su quel muro, deriva dal fatto che stai lavorando su superficie che ha già una storia. Quindi il tuo intervento, uno, diventa molto spontaneo, perché chiaramente in strada hai molto meno tempo, stai lì a pensare sul rumore, le luci. È molto più istintivo. E poi appunto le sbocciolature, tutto il muro era pieno di scritte, no? Prima del... Certo. Quindi diciamo, se vuoi il fondo, poi diventa una cosa che sarebbe poi di questo anche. Cioè, nel senso, segue il movimento delle tag che c'erano sotto, che io non volevo cancellare, ma non coprire tutto, perché quindi certo non senso... interagito con quello che tu hai fatto. Certo, era quella la... E soprattutto poi ho pensato che lì ci stava una scuola davanti, che dietro c'era il calcetto, il campetto da calcio di Colombo, che mio nipote va a giocare, capito? In quella via, che comunque il tema che dovevo affrontare era parlare pure della gente che frequenta quel posto. E quindi ci sono molti bambini, ci sono i cani, perché appunto è la strada dove vanno a passeggiare le persone col cane, ci stanno i fidanzati, ci stanno molte persone che conosco, anche rappresentate, tipo la mia amica che vive e lavora a San Lorenzo, che è il mio... insomma c'è sta un po' una storia che è la mia storia, ma che è anche la storia del quartiere, o perlomeno che ci diventa, nel senso mentre dipingi la bambina sul monopattino, si ferma un gruppo di vecchine di San Lorenzo e dice: quello mi ricorda quando da bambina andavo col monopattino. Quindi succedono tantissime cose del genere. Capita con la street art, che è una cosa molto diretta, che per mettermi a street art non piace, sto perché sono lente. Diciamo con l'arte in strada succede che la gente poi abbia con te un rapporto molto diretto. Poi dicevo, il segno di libertà è talmente grande. Ti ha influenzato? Cioè nel senso, no, quando passavano e ti dicevano guarda questo mi ricorda, ti ha influenzato, no, nel continuo, dico, della storia? No, mi ha dato la motivazione per continuare, nel senso di chiaramente, sì, magari secondo me sì, ti influenza le emozioni, nel senso è chiaro che diventa, capisci che quello che è una cosa tua, che è una creazione tua, che tu fai per te stesso, perché per me dipingo è una necessità, cioè me ne frega di, non è che dipingo per gli altri, cioè in primo luogo dipingo per me, certo, per la mia necessità. L'esigenza. Sì, insomma, vomiti una cosa lì e speri che questo non sia solamente il tuo blob, ma che sia qualcosa che arrivi agli altri, anche se in maniera diversa, perché secondo me l'arte è un po' questo, una comunicazione diversa, non è una comunicazione diretta, cioè. Quindi se dovessi associarlo a un genere d'arte diresti street art? No, assolutamente no. E allora che diresti? Che ci diresti? Diventarmi street art non mi piace. Dico, mi piace perché tanto non vuol dire niente, che con molti termini artistici è inventato dalle gallerie a chi è interessato a vendere qualcosa. No, secondo me non è, se vogliamo chiamarlo street art per capirci e non fare i pignoli, preferirei arte in strada, arte murale, che ne so. Poi insomma street art che è graffito, la tag, no, cioè, ma anche no, a livello stilistico, tu che no, sei un artista, che non sapresti definirla. Che cosa? Il mio genere tu, il pittorico? Il murales che ci sta a Via dei Sabelli, che è legato a è un'opera murale, è un acrilico su un muro, è fatto con gli spray, rappresenta una storia che vuole parlare delle persone, della gente del quartiere, e quello che la differenzia da un diciamo decorazione su un muro è che è esposta al tempo, alle intemperie, alle amministrazioni, alla decisione della gente di lasciarlo o no. La cosa più interessante del mio muro a San Lorenzo, che secondo me è una sorpresa anche per me, è che sono 2 anni che sta lì senza neanche una tag. È pulito. Per me è una cosa che non è per niente scontata. Ho coperto tantissime scritte, mi aspettavo... Questo, vabbè, nel mondo dei graffiti si chiama rispetto, è una cosa bellissima. Nel mondo, secondo me, della vita normale, di chi potrebbe scrivere anche solo Forza Roma, non per forza, capito, farci una tag perché è il mio rivale dei graffiti, non so, quello. E vuol dire che comunque, cioè, quel muro non è più mio, è una cosa che è diventata il quartiere, quello che prima era un solo muro di recensione è diventato un luogo,
cioè quella gente che vive lì, ho avuto la prima volta c'è stata invece una scritta di qualcuno che ha schifato tipo vive la figa, non so, una cosa del genere, proprio, no? Una scritta, mi hanno chiamato uno che vive, mi ha mandato un'email, poi questo è il bello della street art, cioè una comunicazione diretta, capito? Cioè, nel senso, alla fine, e poi quel muro cambia molto, cioè dall'inizio alla fine, se tu vedi, cambia lo stile, cambia i colori, cambia... Quindi ti ha chiamato per dirti... Che c'era una scritta sopra un muro, e poi quando sei ripassata da Roma l'ho cancellata, ma viva la figa, col pennarello, neanche quello di qualche adolescente. Per... Quindi in qualche modo è stato accettato dalle persone? No, è diventato loro, ma è ancora più bello, è diventata una cosa che loro, cioè quello era un muro pieno di scritte con tutta la via piena di merda, sono i cassonetti e basta. Okay. Ed è un muro, un posto però dove passano i ragazzini, invece adesso è diventata una cosa bella, positiva, cioè comunque se vuoi la mia arte è di facile comprensione, può essere illustrativa, per questo potrebbe essere considerata da un professore di pittura, poi ho avuto io che mi diceva che l'arte è morta con Duchamp, posso essere anche d'accordo, diciamo distruttiva da quel tipo di accademismo, io sono scappata perché non è vero, perché la gioia di dipingere... Questo è molto interessante, una cosa che ti volevo chiedere, ritornando invece alla storia, diciamo a livello cronologico, se c'è un... cioè cosa significa questo inizio con questa ragazza, se sei tu, questa ragazza che scrive... in senso metaforico, la strada la trovi da te, questa frase. Sì, ho scritto molto male, poi non faccio mai graffiti, penso che per questo vorrei chiamare qualche collega a graffitare per farglielo rifare sopra. Però nel senso... Sì, vabbè, non è che... Cioè io quando dipingo un muro parto da un bozzetto così, bianco e nero, capito? Non ho mai idea di dove andrà a finire, magari può essere un palazzo di tre piani, ho fatto una composizione, magari si adatta a quella superficie, se ho avuto il tempo di fare appunto, è una cosa legale, quindi ho il tempo di guardare la superficie, sono un tipo di interventi, che però io appunto comincio comunque con uno schizzo in bianco e nero, non è che ho bene idea di dove andrà a finire. Certo, però dico, dopo hai trovato un senso... Quello comunque... certo, però questa è la magia terapeutica dell'arte, cioè l'arte mentre la fai non capisci niente, tu... Allora, un comunicatore ti dice, questa è la mia storia, questo è un pacchetto di Camelight, tu capisci, questo è un pacchetto di Camelight, siamo d'accordo, la zuppa è Campbell, siamo tutti d'accordo, ok? Un artista, secondo me, o alcuni tipi di artista, mettiamola così, hanno la necessità di vomitare qualcosa, ok? Vomitano questa cosa, a caso della street art è una magica casualità, nel senso tu puoi passare davanti a questa mia vomitata, non è che stai andando a vederla dentro una galleria, no, sta lì, ok? Se il luogo che prima era un posto abbandonato e era una cosa comunque che la città ti dava come brutta e non curata, la magia dell'arte è poterla ritrasformarla in qualcos'altro. Allora, nel momento in cui tu ti ci imbatti, lo cominci a notare un giorno a Londra, un giorno a Parigi, un giorno a San Lorenzo, che ne so, un giorno a Mosca, va bene? Se questa cosa che hai trovato, ti è arrivata e ti è arrivata magari un altro tipo di comunicazione, cioè ti è arrivata un'altra idea, va bene? Quindi vuol dire che questa cosa si trasforma, da una necessità diventa una comunicazione, ma non è una comunicazione diretta, c'è una differenza tra un quadro di Bacon e una zuppa Campbell, capito? Questo voglio dire, secondo me, anche certo. Non si può generalizzare nella street art, perché secondo me quella che viene chiamata realmente street art si pensa una roba che viene dal mondo dei graffiti, dalla cultura hip hop, e non è così, secondo me tantissime forme di quella che chiamiamo street art adesso vanno anche al concettuale, a esperimenti che vanno oltre la pittura in strada, vengono da esperienze dell'arte contemporanea, no? La land art, l'happening, la body art, tutto questo ha portato al fatto che adesso non è che ci sia un movimento, ma c'è un fermento in tutto il mondo, dall'Iran al Giappone, gente che va pure a dipingere legalmente in posti che sei fuori di testa, altro che Roma, certo. No? E esiste, questa è una realtà, e c'è un interesse della gente che è esploso grazie a internet, e questo non va sottovalutato, perché certo. Tu trovi una cosa per strada e ti scrivi, cioè certo non scriveresti mai una mail a Lucian Freud, penso, no? Nel senso, cioè con lo street artist lo trovi per strada, c'è un rapporto diverso di un pittore, non gli scriveresti mai una mail a un pittore, non ti metteresti in comunicazione diretta, cioè trovare un'opera d'arte in strada diventa un effetto sorpresa che secondo me a quel punto quello che io ho dipinto non conta più, perché conta il momento in cui tu lo trovi. Lo trovi. Certo. E in quel momento lì
si scatena un tipo di emozione, reazione, impulso. Dici, quindi c'è anche una proiezione da parte di chi vede dei propri vissuti, ci legge qualcosa. E allora, scusa, proprio riprendendo questa cosa qui, se tu ricordi i frammenti, ricorderai ovviamente, spero, certo, non so, i frammenti che hai dipinto, no? Ti faccio questa domanda, se tu dovessi collocare, se tu dovessi collocare e separare la storia, nel senso prendere alcuni frammenti, ti ricordi qualche immagine che hai dipinto così, e collocarla in un altro contesto per un determinato motivo, magari una cosa che è venuta dopo, mentre come ma dicevi non tu può, non può esistere questa cosa, dici che non lo potresti dividere, non lo farei, no, nel senso oppure che... interamente dove lo rimettere, non potrei quella cosa, la cosa bella dell'arte in strada quando non è stupida, cioè quando non sai uno che c'ha uno stencil e va su un certo muro, non dico creativamente, non cioè nella tua immaginazione, se tu potessi, dove lo ricontestualizzeresti? Non potrei, quello è San Lorenzo. Cioè, quella è una visione mia di San Lorenzo, che nasce e finisce lì. Ci stanno i bambini che ho incontrato, ci stanno gli innamorati, i ragazzi con i cani, ci sta la tangenziale est. È San Quindi Lorenzo, nemmeno lo porteresti. Non è manco idealizzata, in una visione altra della città, una visione positiva, cioè estraendo il meglio di quello che può essere la cittadinanza di quel quartiere, cioè lasciando la merda, perché non c'è bisogno, secondo me, ma questa perché è una visione mia sull'arte, cioè il mondo è pieno di cinismo, pieno di violenza, pieno di immagini, un mondo dove essere, parlare delle cose positive è banale, è un mondo dove parlare, se parli di cose, di una visione ottimistica della vita, sei stupido, perché essere cinici, avere uno sguardo critico su tutto è molto figo, diciamo, questo è molto più intellettuale, forse è più facile, nel senso più facile, parlo della sofferenza e quindi nemmeno per esportarlo culturalmente fuori, che ne so, anche fuori dall'Italia non potrei farlo, non mi verrebbe mai, cioè nel senso bello da aspettarti, io viaggiando entro in contatto con una cultura diversa, cioè è come se in Marocco non andrei mai a dipingere la ragazza con i capelli corti che fuma sigaretta. Certo, no, io non ti sto chiedendo se tu lo dovessi ridipingere. Io sto dicendo adesso mentalmente, cioè se tu potessi fare creativamente questa cosa, portarlo anche fuori dall'Italia, dove lo porteresti per fare vedere il quartiere di San Lorenzo? Per intero, dico, visto che separatamente non... Ma non vorrei farne... Cioè... Non mi interessa, nel senso che in Marocco mi interessa di parlare lì, in quel posto, siccome non mi interessa, cioè non è che lo faccio per San Lorenzo, lo faccio per me, nel senso che ho vomitato lì, la visione, questa forse può essere più invadente, un'opera commissionata di un'opera che io posso, nel senso, un'opera che faccio illegalmente è più discreta, va bene, se io vado in Marocco non mi vado a fare la donna su un muro gigante, vado lì, prendo un piccolo spazio, domando al venditore, faccio una donna non velata, magari mezza velata per essere una critica, però quantomeno non accondiscendente fino a un certo punto, ed è un approccio completamente diverso, cioè io arrivo in un posto e quel mio modo di digerire quel posto, non so come dire, vado in Francia dove ho dipinto e dipingo un'altra cosa, cioè, vado a Brest, c'è un muro enorme e c'è una ragazza che interagisce col prato, con i fiori, dove c'è, nel senso, ogni po', in Francia sono altri colori, non dipingo con quei colori, non so come, è proprio la luce di me, che cazzo, ma adesso c'è, cioè, questo l'arte, okay, quindi in strada, secondo il me. Il quartiere ti ha influenzato molto, è all'interno del murale. Cioè, perché, certo, però perché appunto se lavori in strada non puoi essere così egoista da arrivare e fare la cosa fucsia sul fondo, cioè, nel senso. Probabilmente mi ha influenzato, forse posso dire, mi influenza Roma come luce e come colori, quindi nei miei quadri sono spessissimo gli arancioni, i blu, perché il salmone è con un colore dei muri di Roma, a una certa ora riflette in un certo modo quel colore, il blu è un colore freddo, che non è blu turchese, in contrasto con... Secondo te San Lorenzo è un quartiere che non somiglia a nessun altro? Ma guarda, forse San Lorenzo assomiglia un po' alla Papie, a Madrid dove ho vissuto, che è un quartiere che è vicino al centro, che è un quartiere operaio e adesso un quartiere di immigrati e studenti. Però no, la Papie non dipingere, la Papie c'era la tabaccheria, che era la fabbrica dove le donne andavano a fare il tabacco e poi è chiuso, c'è tutta una storia molto bella, dove davanti a questo posto è diventata una donna, una lavoratrice, nel senso
E poi devi anche interagire nel posto dove stai, quindi non... Se vuoi, insomma, è interessante da questo punto di vista, antropologicamente può essere che ricevo foto degli innamorati che si baciano davanti al disegno che ho fatto degli innamorati, dei padroni con i loro cani che si fotografano, cioè quello appunto che era un non luogo è diventato un luogo che parla di loro, per cui le persone si identificano. La bambina di fronte ogni volta che tornavo a distanza di mesi per continuare il muro, che poi a un certo punto appunto la settimana tutta francese era finita, ma sono stati quelli dei Cavalieri Colombo, sono venuti a pagarmi i materiali per continuare, no? E la bambina di fronte mi andava dalla nonna, ogni volta mi vedeva, mi chiamava dalla finestra perché stavo lì a continuare, insomma ci sono, cioè si sono sviluppati dei rapporti su un muro che è appunto commissionato, magari ci spendi più tempo, quindi probabilmente sì, sono stata influenzata molto di più dal vivere quel posto col barbone, c'è cioè tutta una storia divertentissima tra me e lui, quello che me appunto. E lui che faceva pipì vicino alle cose, perché lui vive lì su quel muro, ovviamente. Però non sei contento, stai dipingendo casa. E lui diceva, stai attento che ti faccio un bambino. E io dicevo, ma stai zitto, stai pisciando in cucina. Vabbè, comunque, insomma, quindi la storia, secondo me, beh, questo è ogni volta che dipingi per strada il rapporto con i posti è estremo. Insomma, anche la gente dipinge a Oslo irregolarmente, viene una signora con una calma incredibile e dice, bellissimo quello che stai disegnando. Però adesso ti faccio una foto e chiamo la polizia perché è illegale. Scusa, mi ha detto che ti piaceva. La stessa cosa succede a Napoli, ma ti viene a menare col bastone, capito? Se ti vede con la bamboletta, cioè non ti dice assolutamente niente. Quindi cambia, no? Sono delle storie, delle composizioni che nascono sempre però per me in bianco e nero, quindi quando dipingo non so mai dove mi porterà il colore. Certo. A volte appunto spunta fuori il fucsia perché finiscono i materiali ed è quello che c'è a disposizione, come certo. In casa è chiaro, no, però comunque... cioè, interagisci con una realtà che ha una certa... Poi al mare c'è stata la predominanza, nel senso se dipingi in un po', ci sono i sassi, l'estero da sui sassi... Cioè... appunto, io per questo ti questo dicevo, non la, può domanda esistere, che ti, la domanda che ti ho fatto è proprio per capire se tu nella tua arte, nel tuo modo di fare arte... puoi pensare a una decontestualizzazione per ricontestualizzare da un'altra parte oppure no? No, 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 perché il mio modo di fare arte è che questa cosa esiste qua perché qua c'è la palma, questa è la mia visione di questo posto e questa non ci avrebbe i capelli così se fosse un altro posto non ci fosse la palma, per dire, non può esistere. Cioè, un'ultima cosa sulla storia, cioè tra loro questi frame hanno un senso cronologico? No, perché una penso che no. Perfetto. Bellissimo. No, penso che cioè, forse dopo ci... cioè bisognerebbe vedere, andare lì forse e leggerlo in questo senso, perché siccome lo capisci, io credo che la strada la trovi da te vuol dire molte cose, no? Poi è bello che è stato fatto in una strada, cioè è stato scritto in una strada, quindi ha doppio senso. Tutto era, il senso anche, sì, era una canzone che non so perché alla fine io stavo canticchiando Bennato, poi figura che cazzo dici che c'entra, non c'entra niente. Però mi sembrava molto descrittiva del caso, è uscito fuori alla radio quella mattina, io sono andata a fare mura, e non avrei mai pensato uno di mettermi a fare un graffito, perché io veramente sono incapace a fare le lettere, non mi piace graficamente, non lo so fare a qualcun altro, però secondo me era importante scrivere, quindi la prima idea era poi alla fine fare una ragazza che stava disegnando una storia, quindi dire sto disegnando una storia di quello che vedo, perché lei non vede la faccia. E quindi è un po' il senso lo trovi tu poi. La strada sì, uno esatto quello che dicevamo tra il comunicatore e il no, cioè il senso lo trovi tu quando ci passeggi e ti fermi da fare la foto davanti al cane perché ti interessa la parte in cui parla di te, o se sei innamorato parla di te o quell'altra cosa, non so, mi scrivono persone che si identificano, non di questo muro specifico, ma nelle altre parti del mondo, e si identificano nelle cose, questa è una dimostrazione, non che sì, che magari casualmente loro sono proprio uguali a quelli che ho disegnato, ma molto di più che a volte l'arte o quello che incontro, insomma, nell'arte di strada, ma così è circolare, la cosa interessante è che è circolare, sì. Che non c'è, che sì. Diciamo... Che a volte tra loro che tu, il tuo interesse non è comunicare e magari ti prendi la presunzione di non farlo solo nel tuo studio ma di vomitarlo fuori, diciamo, e che quando poi c'hai nell'era di internet sei fortunato ad avere un feedback immediato, puoi ricevere la conferma che quello che tu stai facendo non è che, però che parli di altre persone e non solo di te. Quindi non è solo autore, non è quasi per niente autoreferenziale, no. In questo caso. No, beh, forse no, però quelle sono le persone che ho incontrato
o che conosco, che ho vissuto, che ho voluto rappresentare di quel quartiere, che ho visto in quel quartiere lì. Le foglie, secondo me, adesso invece sto pensando con te, rappresentano il cambio delle stagioni anche di... cioè i colori che cambiano, al di là del fatto appunto degli acrilici che finivano, che c'erano, però c'è un andamento, no, di movimento che poi è cambiato anche col passo dei mesi, ovviamente il mio stile, essendo magari in evoluzione, adesso se dovessi rifarlo sarebbe un po' diverso. Anche in relazione al tempo, quindi stai dicendo, tempo inteso clima, tempo stagione. Sì, esatto, conta se dipingi a marzo, a luglio, quello... il caldo, come riflette il colore, cioè, è tutto diverso. D'inverno io ho fatto un murales a Londra in 3 ore perché nevicava, è una delle cose più fighe che ho fatto quest'anno perché è super spontaneo, perché faceva talmente freddo, le bombole non funzionavano più, cioè non puoi... Quindi cioè, possiamo fare una metafora, cioè diciamo, quindi questo lavoro è un po' come una proiezione del mondo esterno sopra questo muro. Di quel quartiere è sia del tempo, come sì. dicevi tu, dell'autunno, diciamo delle persone, della sì. vita che c'è sì. in quel quartiere. Sì. Ma l'hai fatto tu? Se ancora esiste, scusami, che è una cosa, se fosse dentro un posto, magari lì dentro fosse protetto, esisterebbe, lo daremmo per scontato. Ma il fatto che esiste ancora non è affatto scontato, perché potrebbe essere distrutto molto facilmente alla fine. È vulnerabile, è messo fuori, questo vuol dire, sì, messo esposto. Però evidentemente, veramente, forse, io mi do la speranza, la conferma che un minimo, anche se stilisticamente adesso non lo farei così, anche se con molte cose non mi piacciono più, che comunque però parla alle persone, perché le persone la stanno difendendo. Non so come dire. Mi era venuto in mente di chiederti se l'avevi fatto in maniera lineare o tipo un pezzo di qua, poi sei andata di là. No, lineare. Ok. Ho proseguito sempre... Per questo dico, le foglie forse rappresentano proprio il passare delle stagioni, secondo me, coi colori che cambiano, capito? E tutto arriva poi, però alla fine di tutto questo la conclusione è che... Il senso lo trovi da te. Il senso della strada, la strada nel mio caso la trovi da te, cioè artisticamente io potevo essere un artista da studio, però la strada l'ho trovata stilisticamente nella strada, questa è una metafora, no? E la strada e il modo come farlo lo trovi facendo la strada, non so come dire, questa è la chiave anche di lettura, quindi sì, puoi leggere questa scrittura, è anche molto, vedi, anche questo è un caso di doppia comunicazione, la strada la trovi da te. È una cosa di incoraggiamento probabilmente anche generico, la strada, certo. Però la strada la trovi da te nella strada, quindi per me voleva dire anche questo, che per me pittoricamente, artisticamente la strada è nella strada e il modo, insomma, sì, c'è questo doppio senso, quindi c'è una, sì, c'è una di più, vari, insomma, vari, secondo me, perché anche perché è aperta, quindi per quello che rappresenta, per dove è, perché lo leggi sulla strada, c'è sta il gioco di questa cosa, come ci sta lei, che insomma ci siano varie chiavi di lettura, questo anche è interessante, ovviamente aperto a mille interpretazioni. Fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.